Il giovedì santo Anna fece chiedere al fratello se non desiderasse accompagnarla nella sua visita alle sette chiese. Fece rispondere di no. La carrozza era in attesa, Anna andò da sola. Aveva già visitato tre chiese, la quarta era quella dei Lombardi, sulla piazza di Monte Oliveto. Attraversò la navata ed entrò nella cappella del Santo Sepolcro. La folla, che si rinnovava di continuo, ristagnava nello spazio angusto. Straccioni erano gomito a gomito con dei gentiluomini. Ecclesiastici affaccendati come a delle esequie si aprivano il passaggio tra marinai dai volti abbronzati dal mare e sfregiati dalle sciabole turche. La gente si spostava davanti ad Anna per farle largo. Il suo nome, sussurrato di bocca in bocca, la sua bellezza, la ricchezza dei suoi abiti, interrompevano per un attimo il movimento dei rosari. Un cuscinetto di velluto nero le fu fatto scivolare davanti. Donna Anna si inginocchiò, baciò devotamente le ferite del fianco e delle mani forate. Il velo che le ricadeva sul viso la infastidiva. Rialzandosi leggermente per gettarlo all'indietro, ebbe l'impressione di essere guardata. E voltando la testa verso destra, vide Don Miguel. La violenza con cui la fissava la spaventò. Erano separati dalla larghezza di un banco. Era come lei, vestito di nero, terrorizzata, più bianca dei cieli, lei guardava quella cupa statua ai piedi delle statue ricoperte di viola. Poi, ricordandosi che si trovava in quel luogo per pregare, si chinò di nuovo per baciare i piedi del Cristo. Qualcuno si chinò su di lei. Sapeva che era suo fratello. Lui disse a voce bassa: "No, mi troverete alla porta." Lo raggiunse all'angolo del portico. Miguel le disse: "Spero che le vostre devozioni siano terminate." Attese che lui continuasse, riprese: "Non ci sono altre chiese più solitarie? Siete stata ammirata a sufficienza? È proprio necessario mostrare alla gente come baciate?" Sapete, nostro padre mi ha proposto un matrimonio in Sicilia. Ah, di chi si tratta? Lei rispose umilmente: "Sapete bene che non accetterò." Poi parlò di entrare nel convento di Ischia o nel bel monastero delle Clarisse di Napoli. Siete folle! Sembrava fuori di sé. E vivrete inzuppata di lacrime a consumarvi d'amore per un'immagine di cera. Vi ho vista poc'anzi, sapete? Ed io vi permetterei un amante soltanto perché crocifisso. Ma siete cieca o mentite forse? Credete che io voglia cedermi a Dio? Mai! Mai! Lei indietreggiò spaventata. Lui era addossato al muro, la mano già sollevata sulla porta per uscire. Un rantolo gli riempiva la gola. Gridò: "Amnon! Amnon! Fratello di Tamar!" Uscì sbattendo la porta. Anna rimase accasciata sulla seggiola. Il grido che aveva appena sentito risuonare ancora dentro di lei. Le tornarono in mente vaghi racconti delle sacre scritture. Sapendo già che cosa vi avrebbe trovato, andò a prendere la Bibbia di Donna Valentina e l'aprì alla pagina segnata al passo in cui Amnon fa violenza alla sorella Tamar. Non andò oltre i primi versetti. Il libro le scivolò di mano e riversa sullo schienale della sedia, stupita
essersi mentita per tanto tempo, ascoltò sussultare il suo cuore. Le sembrava che si dilatasse fino a riempirle tutto il corpo. Fu presa da un irresistibile languore, attraversata da improvvisi brividi. Le ginocchia serrate, rimase china su quel battito interiore. Mezzogiorno Don Miguel si era presentato dal padre, ma il gentiluomo era nel pieno di una delle sue crisi di terrore mistico durante le quali si sentiva dannato. Di fronte all'insistenza di Miguel, i servitori lo lasciarono tuttavia entrare nell'oratorio in cui si era isolato. Don Alvaro, che chiuse con impazienza il suo libro di devozioni, lo guardò. Don Miguel gli annunciò il suo prossimo imbarco su una di quelle galere che, armate per la caccia ai pirati, incrociano tra Malta e Tangeri. Chiunque veniva accettato su quelle navi, spesso male attrezzate e vecchie, e il cui equipaggio, agli ordini di qualche capitano di ventura, si componeva di avventurieri, persino di vecchi pirati e di turchi convertiti. Aveva firmato il suo ingaggio quella mattina stessa. Don Alvaro lo guardò e gli disse seccamente: «Avete delle strane idee per un gentiluomo. Pensate, mio signore, che non ho altri eredi».
Don Miguel guardava fissamente nel vuoto. Qualcosa di disperato traspariva nel suo sguardo.